Buongiorno Gobbi, come va? Oggi freschino, umido, siamo giornata tipica autunnale. Partita fondamentale quella di stasera, mi viene da ridere perché penso di averlo detto già 6-7 volte quest'anno, partita fondamentale, ma in realtà è così perché visti i risultati di ieri, dell'Atalanta, della Roma, e quelli del Milan dell'altro giorno. Praticamente noi abbiamo la possibilità di andare a 28 punti, quindi al terzo posto. La Lazio gioca stasera, se vince va pari al Milan a 30 punti e domenica c'è Juventus-Lazio, che è scontro diretto. E la cosa è incredibile perché io che ho visto tutte le partite della Juve e lo sapete, insomma, se avete seguito i miei video lo sapete bene e se avete visto le partite della Juve basta quello, non servono i miei video. Noi quest'anno siamo stati penosi, penosi in termini di gioco, di efficacia, di approccio tattico, in termini di capacità e resistenza fisica, penosi. Io salvo probabilmente il primo tempo con la Roma, qualche sprazzo di partita, che ne so, 20 minuti a San Siro col Milan, e poi siamo stati penosi. Con l'Inter, secondo me, non siamo stati assolutamente belli, siamo stati efficaci grazie a quei due contropiedi di cui abbiamo parlato, però abbiamo lasciato le chiavi in mano all'Inter tutto il primo tempo. Chiaramente poi quando fai il gol dopo cambiano tutte le cose, fai il gol in contropiede, cambia tutto. Ma hai lasciato le chiavi in mano all'Inter che ha avuto la possibilità di segnare. E quindi noi siamo stati penosi e nonostante tutto, se non ci avessero derubato i due punti contro la Salernitana, potenzialmente stasera, se vincessimo stasera, potremmo essere già a 30 al secondo posto, pari al Milan. Già stasera. Poi vabbè, il Napoli non lo considero neanche perché se anche noi fossimo a 30, quindi secondo in classifica, saremmo a 8 punti dal Napoli perché il Napoli sta facendo un altro campionato in questo momento. Il Napoli sta facendo un campionato a sé. Quindi dicevo, nonostante il fatto che siamo stati penosi, siamo lì per la lotta alla Champions. E poi è vero, 8 punti, 10 punti sono pochi. Il Napoli avanti di 10 punti sono pochi perché il campionato è lungo, perché anche in passato la storia ci insegna che sono pochi, però è chiaro che sono pochi relativamente a come se la giocherà il Napoli. Cioè, se il Napoli rimane a questi livelli, noi possiamo evitare di considerarlo e la lotta sarà semplicemente agli altri 3 posti per la Champions League. E questo, secondo me, è un indice del livello del nostro campionato, che è basso, perché se la Juve, che è stata penosa, può essere lì a giocarsela per i primi 3 posti, per i primi 4 posti, o meglio, per il secondo, il terzo e il quarto posto, e rimanere lì magari in coda al Napoli sperando che tracolli, vuol dire che il livello è basso perché non ci sono altre spiegazioni, perché secondo me, boh, in una Premier League la Juventus con le prestazioni che ha fatto non sarebbe in queste condizioni, cioè lo non starebbe lottando per i primi 4 posti. Però questo è per cui non siamo lì. Io sono sempre combattuto, ma combattuto per modo di dire, nel senso che tifando Juve in maniera sfegatata. È chiaro che se si vince, se si arriva lì, se insomma, viste stante così le cose, io sono sul contento, eh. Dico combattuto perché dall'altro lato io avrei delle esigenze quando guardo la Juve che non vengono soddisfatte perché la Juve gioca in un modo obbrobrioso. Quindi in questo senso sono combattuto, cioè non provo il piacere di vedere la partita normalmente, poi è chiaro che quando si vince
molte cose passano in secondo piano, perché comunque fai 3 punti, rimani lì e quindi nel calcio, l'essenza del calcio sicuramente in gran parte è la vittoria, perché la vittoria ti permette di fare i punti, ti permette di raggiungere certe posizioni in classifica e di vincere eventualmente delle competizioni. Ma secondo me, come ho detto prima, in parte, perché in parte? Perché lo è solo in parte, perché secondo me l'essenza del calcio è anche il bello di vedere le partite, di vedere come si costruisce, di vedere che crea delle occasioni e tutto questo ti porta alla vittoria. Allora veramente sì che ti godi le partite. Secondo me i tifosi napoletani in questo momento sono in estasi perché vedono la squadra che gioca in un certo modo, il che non vuol dire bella sempre, l'ho detto l'altro giorno, vuol dire che ha una produttività offensiva importante, che ha tante occasioni da gol. Vedono la squadra che gioca in questo modo e che vince, per cui è il massimo che si può avere. Noi non siamo a quel livello lì assolutamente, però siamo lì. Stasera non ho capito bene dalla conferenza stampa di Allegri quale sarà la formazione. Sicuramente, vabbè, la difesa a 3 come l'altro giorno, il centrocampo probabilmente è quello uguale a quello che è stato schierato contro l'Inter. Poi non so, i dubbi sono Milik, Ken, oppure ancora Miretti e Milik, oppure Di Maria e Milik. Oppure un 3-4-3 con Di Maria, Milik e Kostic, non lo so. Questi sono i dubbi, vedremo stasera. Paredes è recuperato insieme a Ken. McKennie non credo. Ha detto Allegri che ci avrebbe guardato ieri come con Vlahovic, ma non credo perché comunque Vlahovic ha la pubalgia, l'ha detto anche Allegri. Chiesa ha un fastidio al ginocchio che, come dicevo nei video scorsi, ci sta perché dopo un anno che non giochi hai bisogno. Insomma, il tuo ginocchio deve riprendere determinate capacità di resistenza e di maleabilità a certi movimenti, quindi ci sta. Quindi un piccolo acciacco per Chiesa che non sarà convocato. E l'altro dubbio però è relativo al mondiale, cioè tutti questi giocatori che andranno al mondiale tra stasera e domenica, che sarà l'ultima partita, tra l'altro importantissima con la Lazio, quanto ci metteranno la gamba? Perché questi poi vanno al mondiale, Mané si è spaccato e al mondiale non ci andrà. E questo è umano che nella testa, secondo me, dei giocatori ci sarà anche questa idea, questo pensiero, no? Questa idea. Che porcheria che è stato che è questo mondiale a dicembre, ragazzi. Al di là del fatto che in Qatar, a livello di diritti civili, sono scandalosi, sono state delle dichiarazioni anche l'altro giorno contro l'omosessualità scandalose, quindi una porcheria di mondiale da boicottare sotto tutti i punti di vista, in più appunto fatto in questo periodo è assurdo perché va a compromettere il normale svolgimento dei campionati e vabbè. Comunque, stasera è fondamentale. Incrociamo le dita e speriamo perché se si vince l'annata potrebbe prendere una piega differente sicuramente rispetto a come si poteva ipotizzare qualche settimana fa. Grazie per le visualizzazioni, come sempre vi chiedo iscrivetevi al canale, selezionate la campanella, non costa nulla, la maggior parte di voi, di quelli che guardano i video, non sono iscritti, mi fate un piacere, creiamo una community, scambiamo idee e tifiamo Juve. Ciao ragazzi!